Tutti noi in certi momenti sentiamo bisogno di un piccolo o un grande aiuto per superare quegli stati emotivi che ci ostacolano, ci limitano, ci mettono in difficoltà. Mi riferisco sia alle emozioni considerate negative che compaiono senza un apparente motivo, come ansia, depressione, apatia, insicurezza, quel senso di oppressione che a volte si prova. E mi riferisco anche a quelle sensazioni che proviamo per situazioni concrete, come stress, superlavoro, difficoltà economiche, situazioni impreviste, malattie, separazioni, lutti. A volte capita anche di scoprire lati del proprio carattere che generano emozioni che interferiscono con la vita che desideriamo, come ad esempio tendenza al controllo, competitività, gelosia, giudizio verso noi stessi e verso gli altri, impossibilità a rilassarsi e prendere la vita come viene giorno per giorno e difficoltà ad essere sereni, positivi, produttivi, circondati dall'amore delle persone care. Come sicuramente saprai, se questi stati emotivi non vengono capiti e risolti, possono sfociare in somatizzazioni fisiche, generando disturbi e, nei casi più gravi, malattie. Cosa fare allora per il proprio benessere emotivo in modo naturale? In questi casi, come naturopata, consiglio i fiori di Bach. Nella mia esperienza di oltre 25 anni ho riscontrato che questi rimedi naturali sono davvero efficaci per contrastare ansia, stress, depressione, attacchi di panico, senso di vuoto, insicurezza. Ma non solo. In positivo aiutano a ritrovare energia, autostima, fiducia in sé, gioia di vivere, volontà e assertività. I fiori di Bach sono l'alleato ideale per dare alla propria vita la direzione voluta e la calma necessaria, senza bisogno di farmaci, facendo riscoprire il piacere di fissare con chiarezza e raggiungere con determinazione i propri obiettivi. Ma perché i fiori di Bach sono così efficaci? Il loro inventore, il dottor Edward Bach, era convinto che per agire sulle emozioni umane, che sono stati sottili dell'essere, servisse un rimedio altrettanto sottile, e per questo ha studiato la stretta correlazione tra alcuni fiori e alcune dinamiche emozionali. E non solo, Bach ha identificato 38 emozioni negative che possono ostacolare il flusso positivo della nostra vita e le ha suddivise in 7 gruppi che comprendono tutte le possibili disarmonie delle emozioni umane nelle loro diverse gradazioni. Questi 7 gruppi principali sono la paura, che ha 5 gradazioni, l'incertezza, che ha 6 gradazioni, lo scarso interesse per il presente con 7 gradazioni, l'influenzabilità dall'esterno con 4 gradazioni, la depressione o disperazione con 8 gradazioni e l'eccessiva preoccupazione per gli altri con 5 gradazioni. In totale sono 38 emozioni, come 38 sono i fiori di Bach. Ogni fiore agisce in un modo mirato su un'emozione specifica. Se anche tu vuoi ritrovare il tuo benessere emozionale e sbloccare le situazioni difficili in modo naturale, non chimico, senza effetti collaterali, contattami subito per fissare un colloquio e iniziare il tuo percorso di benessere interiore, naturalmente. Per fortuna abbiamo i fiori di Bach. Se anche tu pensi che siano un'ottima soluzione per tutte le emozioni che ci possono disturbare, clicca mi piace per questo video, condividilo con i tuoi amici e conoscenti, lascia un commento o una domanda qui sotto e iscriviti al canale per altre informazioni sulla salute naturale. Ti aspetto, ciao!